Basket, siamo qui con Andretta, ultima settimana del giro che parte domani con le montagne. Nel nostro hashtag proprio che abbiamo preparato oggi con Ask Andretta, abbiamo chiesto agli scommettitori, comunque a chi ci segue su Twitter, effettivamente, cioè, quello che vogliono sapere da te è cosa succederà nell'ultima settimana, se proverai ad attaccare sulle montagne. Ma attaccare per un corridore come me sarà molto difficile, se non l'ultimo giorno, dove ci sarà una partenza più tranquilla, e anche perché comunque sarò un po' più motivato perché si passa praticamente davanti a casa mia. Quindi cercheremo di salvarci in queste tappe, soprattutto quella di domani e quella dei passi, che sarà giovedì. E dopo proveremo a fare il massimo alla Pordenone Asiago. Certo, noi tra l'altro notavamo che i favoriti sono partiti, almeno per i bookmakers, erano sicuramente Quintana e poi Nibali. Adesso Nibali è completamente crollato, no? Perché abbiamo visto anche le quote oggi, Dumoulin è il favorito, Quintana subito dietro e Nibali invece sicuramente una quota molto bassa, visto anche come state andando tutti gli italiani. Tu sei d'accordo o pensi che lui, Vincenzo, possa effettivamente dire qualcosa in questi 4-5 giorni? Ma dopo quello che ha fatto l'anno scorso io non darei tutto per scontato. Sicuramente Dumoulin sta stupendo tutti, e perché Quintana, Nibali o lo stesso Pinot possono riuscire a vincere il giro, devono minimo dargli 5-6 minuti vista la crona finale, quindi sarà difficile. Però penso che già da domani Quintana e tutta la sua squadra proverà a fare qualcosa in questo senso. Senti, se ci dovessi invece indicare un tuo podio a Milano, secondo te chi sono i primi tre che arrivano rispetto a quelle che erano le aspettative, però quello che vediamo ad oggi? Ma per quello che si è visto fin oggi direi Dumoulin, Quintana e Nibali. Quindi questo ordine, tra l'altro. Sì, però il ciclismo è bello perché è imprevedibile, quindi da buon italiano mi auguro che sia Nibali a vincere per tutto il movimento ciclistico nostro, e perché comunque, come ho detto, sono italiano. Però sarà comunque una grande settimana e un grande spettacolo per tutti quelli che lo vedranno. Perfetto. Noi lasciamo un attimo il ciclismo perché sappiamo che Andretta è anche tifoso di calcio, tifoso della Juventus. Non ti chiediamo se sei contento per ieri, per la vittoria dello scudetto, magari però ti chiediamo, lasciamo stare la scaramanzia, un pronostico secco su Juve Real Madrid finale di Champions a Cardiff. Ma proprio perché sono scaramantico dico che vince il Real 2-0. Proprio pronostico secco, esatto. 2-0 per il Real. Perfetto, noi ringraziamo Andretta per la disponibilità e gli facciamo un in bocca al lupo per l'ultima settimana del giro, e salutiamo anche tutti gli amici di Unibet. Grazie mille.